La rete vendita del gruppo Fiat è stata ridisegnata, è nata Q-Motors, un'azienda messinese, leader in provincia, che sposa la squadra di calcio della città. Sì, adesso che abbiamo fondato questa società, una società che, come appunto dicevamo, nasce da esigenze della Fiat di ridisegnare il territorio, c'è stata un'iniziativa imprenditoriale che ha coinvolto non solo noi che eravamo già nel settore automotive, ma anche altri investitori che hanno creduto nel progetto. Abbiamo creato un'azienda che è la prima azienda di commercio automobili della provincia di Messina. Puntiamo anche sul web, per cui allargare i nostri confini territoriali, e speriamo che il Messina ci possa anche aiutare in questo, fermo restando che era il primo passaggio per presentarci alla città con un gesto di amore nei confronti dei nostri concittadini, che è proprio quello di dare un contributo sociale, e ritenevamo che fosse il contributo più carino che si potesse fare oggi, poiché coinvolge sempre la passione di tutti. Il suo nome era già stato affiancato al Messina Calcio e ha ricordato anche la stagione 97-98. Ci spiega perché? Sì, perché noi veniamo da una promozione identica a questa del Messina in Serie D, allora con il presidente Liotta. Abbiamo creduto immediatamente nella C2 al progetto, eravamo certi che il Messina avrebbe fatto grandi cose, infatti quell'anno arrivò alla finale spareggio a Lecce e poi l'anno successivo alla promozione in C1. Poi successivamente, sempre con l'FC Messina, siamo stati sponsor della Coppa Italia Professionisti, siamo sempre stati vicini al Messina, e negli ultimi anni, con tutto quello che era successo, anche personalmente avevo tentato di dare un aiuto personale, ma grazie ai Monaco credo che si sia intrapresa su una strada di certezza anche per traguardi ambiziosi. Ritengo che Messina possa di nuovo puntare naturalmente a una Serie B quasi molto vicina, e poi io penso che anche ai massimi livelli.